tutti, puntata di Onorato di martedì 30 giugno. Oggi è l'ultimo giorno di questo mese particolare, di questo anno particolare, e particolare perché diciamo che sono state giornate diversamente calde, e poi adesso esplosa in questi giorni un caldo assurdo. Ripeto, ci sta, non è che non ci stia, ci sta, ma il fatto è che è venuto all'improvviso come al solito. Per cui, insomma, per essere le maniche lunghe, l'ho visto poco. Le magliette leggere, fra virgolette, a maniche lunghe, ecco, l'ho visto tanto poco questa primavera, diciamo, ecco, l'ho visto un po' pochino, un po' perché la primavera ce la siamo giocati a casa, per cui forse anche per quello, diciamo, ci siamo poco abituati. Infatti, vedete, c'è un'umidità talmente assurda, qua penso che staremmo veramente, pare di stare in un forno, non ventilato però, ho ventilato proprio perché ecco l'unica aria che si muove è rovente, poi ecco, poi soprattutto qua nel mio studio, fra virgolette, c'è un caldo, una cosa infernale, per cui vabbè. E quindi insomma un po' così. E che dire? Allora, oggi iniziamo subito con le cazzate. Oggi iniziamo subito con le cazzate. Nel senso che in questi giorni, anche sentendo Spotify, per esempio, io, tra parentesi, non è tardissimo come vedete perché c'è la luce del sole, per cui non è proprio tardi, ma non è nemmeno prestissimo, e soprattutto ho finito il turno, ecco, di cose. No, perché non vorrei che ci fosse qualcuno alla Ichino che ha la bella simpatica idea, evidentemente. Ma anche qui ne parleremo. No, ne parleremo una sega. E non ne parleremo, cioè nel senso che pubblicherò, finito questa registrazione, un servizio che riguarda, poi adesso mi è venuto in mente a proposito del servizio, una cosa. È un servizio di un notiziario, una rivista online, che insomma riguardante lo smart working e lavoro agile, agilità. E quindi c'era insomma un servizio che ripubblicherò, e questo è dedicato, questo servizio probabilmente lo pubblicherò anche sulla pagina, non solo sul mio account personale di Facebook, ma probabilmente anche altrove, magari con altri termini, però ecco, sul mio account probabilmente sarò molto cattivo nei confronti soprattutto di gente come Ichino, quel simpatico testa di cazzo, ecco, detto proprio in francese stretto, e più o meno il tono sarà quello. Capisco che le corna diano un certo fastidio, ma leggiti sta roba e poi dopo fatti a nascondere, ecco, buona sostanza. Cioè, io capisco che no, avere le corna non è proprio simpatico, insomma, dà un po' di fastidio, quindi hai un po' di remore verso gli altri, no? Soprattutto se le corna evidentemente ti vengono da un dipendente pubblico, per cui ce l'hai a morte, no? Con tutti i dipendenti pubblici. È un po' come, che ne so, da bambini, che ne so. Ce l'hai a morte, che ne so,
qualcuno sparo, che ne so, da che cazzo ne so, dalla Puglia, che ne so, ti conosce qualcuno della Puglia e ti fa un torto, allora a quel punto tu odi tutti i pugliesi, così, senza motivo, no? Ecco, ripeto, sono atteggiamenti puerili, no? Però, ecco, mi dà l'impressione che evidentemente questo simpatico testa di cazzo, evidentemente, ci ha avuto a che fare con qualche dipendente pubblico che gli ha fatto qualche torto, che gli ha messo così sua moglie con un dipendente pubblico, o non lo so, o qualche dipendente pubblico gli ha dato una mazziata e forse ha fatto bene, tra parentesi, peccato che non gliela dava più forte, insomma, una roba di questo genere. Sa di fatto che c'era a morte con tutti i dipendenti pubblici, e quindi, ecco, quindi dopo aver detto quella cosa di cui ne ho parlato in qualche un'orato fa, sul fatto che gli statali sono tutti, che sono i smart working, sono in realtà in vacanza, ci sarà il tuo cervello stronzo, e comunque, ecco, comunque c'è questa cosa, perché io, tra parentesi, ho visto più fancazzisti in buona sostanza allo sportello delle poste piuttosto che in presenza, ecco, che a casa. Comunque, vabbè, lasciamo perdere, e anche qui potrei fare tutta l'erba un fascio, perché sicuramente ci saranno dei dipendenti invece delle poste invece che sono persone capaci, tipo, lo dico proprio senza, non ho mazzette, non ho preso niente da questa persona, per esempio, devo essere sincero, il capo postino di Musile Piave, per esempio, è l'unico che è riuscito, senza farsi tanti problemi, a portarmi il conto qua, anziché averlo ancora dall'Erona Scalo, dover chiudere e quindi aprirne un altro. Per cui, insomma, ecco, è riuscito senza tanti problemi. Qua a Spinea non c'è verso, non so per quale motivo, loro, cioè, se questo ha grandi poteri, non lo so, però, insomma, ecco, sta di fatto che, ecco, cioè, anche io ho fatto di tutta l'erba un fascio e non è giusto, e lui invece fa di tutta l'erba un fascio e nessuno mai gli dice, ma calco mio, se ti dà così tanto fastidio a burocrazia, vai, per esempio, ne so, vai dove c'è la simpatica, dove c'è l'armonia, no, tra la gente, che è la Somalia, no, vai lì e trovi di bene dove non c'è uno stato, no, vedrai che ti troverai a tuo agio, stronzo, e soprattutto se stai male, soprattutto se qualsiasi cosa, insomma, ecco, affidati, prendi le valigie e vattene di corsa in Somalia, perché lì troverai il tuo mondo ideale, e vabbè, e quindi è questo, e questa era una piccola, diciamo, come si chiama, piccola divagazione. Altra piccola divagazione, dicevo il discorso del servizio e mi è tornato in mente, ritornando al discorso che avevo fatto a suo tempo su Informal TV, di quel, oddio, già non mi ricordo, Matteo De Micheli, ecco, mi sono ricordato, mi sono salvato in calcio d'angolo. E, un'altra cosa, per esempio, particolare sua, è il fatto che aveva fatto dei servizi, perché lui li chiama così, servizi, cioè praticamente fa delle puntate, ecco, lui li chiama servizi, che, vabbè, in realtà il servizio sarebbe se tu fai un telegiornale e fai più interventi, diciamo, ecco, quelli sono servizi, ma se fai solo, cioè fai una registrazione, è una puntata casomai, non è un servizio, cioè, vabbè, comunque, a parte questa cosa che non ci siamo. E l'altro è il discorso che aveva fatto nel corso di una puntata di questo Informal TV, aveva fatto due, cioè no, in realtà in due separate
servizi hanno fatto queste scoperte, però in una ha fatto la scoperta del secolo, cioè dopo anni, tra parentesi, che io già lo sapevo alla grande, che Tiziana Panella, che dovrebbe essere una giornalista di La 7, in realtà non si chiama Tiziana, in realtà si chiama Evenenziana. Cioè, buongiorno uccello che voli, ciao, ci sei arrivato, eh. Tra parentesi, non è ieri, insomma, che questa, cioè, lo sapevo io, ma lo sapevo io da anni, cioè, non è dice appena uscito questo coso, dopo anni lui l'ha conosciuta, ecco, ci è arrivata però, complimenti, sono soddisfazioni, insomma, soprattutto per uno che vuole fare il giornalista. E quindi è una persona che in teoria dovrebbe essere curiosa anche dell'area che lo circonda, come più o meno sono io sono molto curioso effettivamente, questo sì, non voglio fare giornalista però, lui invece vuole fare giornalista e tra parentesi si è accorto dopo anni che Tiziana in realtà non è Tiziana, ma è per gli amici Mimmo, no, però insomma, cioè, nel senso, si fa chiamare Tiziana, ma in realtà non è Tiziana, il suo nome non è così all'anagrafe. Ecco, e l'altra cosa che si era accorto il buon Matteo De Micheli, dopo anni, tra parentesi, proprio perché evidentemente ha un odio profondo nei confronti dei 5 Stelle per la vicenda che vi avevo raccontato, cioè che lui veniva dalla televisione indipendente social TV network di quel falso Andrea De Girolamo Bogdad, là, come cacchio si chiama, che era l'ex di una 5 Stelle, Giulia Satti, che ho visto una roba a proposito di sempre l'uomo che parlava alle capre, ecco, quell'imbecille totale di Sgarbi, che voglio dire, cioè, vabbè. Poi dopo si stanno lì, ti hanno chiuso l'account, certo, date voce a stare questi imbecilli. Comunque, ecco, stavo dicendo, praticamente si era accorto questo buon Andrea De Micheli del fatto che lui, del fatto che durante la festa, il festeggiamento, la notte elettorale, ecco, del 4 marzo, 8 marzo, che cazzo di giorno era, non me lo ricordo, scusatemi, del 2018. Se ve lo ricordate, giorno 6, che ne so, non me lo ricordo, devo essere sincero, adesso ho un blackout, potrei tirare fuori tutti i numeri a caso, non me lo ricordo sinceramente. Mi ricordo che era prima del 10, ma non mi ricordo assolutamente che cazzo di giorno preciso fosse. Comunque, la notte, insomma, in cui uscirono, cioè dopo le votazioni, quindi dopo cominciarono a uscire i risultati ovviamente delle amministrative, ma non delle no, de amministrative, scusatemi, voto per il rinnovo del Parlamento, no? Ok. E praticamente c'era durante questa nel comitato elettorale quando uscì fuori che i 5 Stelle avevano il 33%, se non ricordo male, e quindi ci fu una mega esultanza all'interno del comitato elettorale dei 5 Stelle. Nell'esultanza di chi era, Di Maio, Paragone, insomma, erano diversi che stavano lì, così, tipo immortalati, così, dietro c'era il coso, c'era Giuseppe Conte, e questo grande giornalista indipendente si è accorto che c'era lui. Dice: ma come mai c'era lui? Come mai? Sì, Andrea, io ho cambiato nome. Matteo De Micheli, ciao, buongiorno. Ti ricordo che Giuseppe Conte era stato proposto da Di Maio come ministro della funzione pubblica. Quindi, in buona sostanza, non è che è scappato fuori dal cilindro questo
Giuseppe Conte, anche se non sarebbe del 5 Stelle, però era stato già proposto a suo tempo dai 5 Stelle. Cioè, se quella notte, anziché il 33, i 5 Stelle avrebbero avuto il sparo, il 50% dei voti, Giuseppe Conte non sarebbe stato il primo ministro di quel governo che sarebbe nato, ma bensì sarebbe stato ministro del funzioni, la pubblica amministrazione, una roba del suo genere. Sarebbe stato praticamente quello che poi dopo è stato la Giulia Bongiorno, per capirsi, ecco, capito? Quindi non è che, per cui dice, perché stava lì? Perché praticamente sarebbe stato il prossimo ministro, sarebbe stato di un governo 5 Stelle, svegliati. Più che altro quello che dico è, cazzo, cioè, potrei essere io a non saperlo, perché io non sono tenuto a saperlo, io non sono un giornalista, ma tu che vuoi fare giornalista, che quindi dovresti essere curioso di tutto, dovresti saperlo sta roba, cazzo, cioè, sono andati in ogni dove a presentarlo. Ho capito che tu odi 5 Stelle, quindi praticamente li vedi come il fumo negli occhi, però ho capito, cioè, non sei tanto obiettivo così, cioè, ma come mai? Cioè, poi più che altro la cosa non è che dici, ah, beh, stava lì, cioè, non lo dici, sta zitto, fai più bella figura, cioè, anche perché poi, ecco, cioè, perché stava lì? Perché cazzo, cioè, se avesse vinto 5 Stelle sarebbe diventato ministro, cioè, vabbè. E quindi, ecco, quindi stavo dicendo, insomma, ecco, ci sono poi ce ne sarebbero talmente tante, ma vabbè, quello che vi dico io spesso e sempre, e continuerò sempre a dire, guardate l'informazione indipendente, guardatela, cioè, spegnete la televisione, buttate la finestra, a meno che non la usate per replicare il computer o il cellulare, e questo è uno dei cose che forse andremo a parlare oggi, però non state lì, oh, bevete su tutto quello lì che vi dicono, cioè, senno e ponderatezza, ok? Senno e ponderatezza, cioè, guardatelo responsabilmente, ecco, guardate questa informazione, guardate tutto quello che spassa, ma attenzione, cioè, sempre attivando il cervello, perché dovete essere sempre pronti a dire, guarda, stai dicendo una cazzata, cioè, per me tutto quello che hai detto finora va bene, però questa è una stronzata galattica, ok? Così dovete guardarlo, non dovete guardarlo lì, oh, prendiamo tutto quello che dice, perché quello che dice Claudio Messore è tutto giusto, quello che dice Andrea De Michele è tutto giusto, quello che dice, che ne so, chi cazzo può essere, chiunque altro, ne so, no, Giulietto Chiesa, corretto, è passato la miglior vita, per cui, però se fosse ancora in vita Giulietto Chiesa, uno direbbe, ah, tutto quello che dice Giulietto Chiesa, no, cioè, calma, prendete tutto, ma fate una bella cernita, ecco, cioè, soprattutto, ecco, siate curiosi, cioè, dubitate di tutto, solo di voi stessi potete fidarvi, che bella massima, e vabbè, quindi, allora, stavo invece dicendo, invece volevo iniziare con una cazzata, invece mi sono... come al solito sono molto prolisso in cose ben meno importanti, forse. Adesso parliamo di una cosa importante. Stavo dicendo all'inizio che praticamente in questo periodo su Spotify, ma non solo, c'è questo continuo far vedere la pubblicità della, credo sia la Barilla, e o alle volte c'è quel azzurro, no, in realtà non dice azzurro, però c'è la musica, è quella, e che a me tutte le volte mi viene da ridere, perché insomma c'è un momento azzurro, scorreggione, non sono io ovviamente che ho fatto scorreggione, e però ecco, però no,
l'altro invece che è ritornato ha soprattutto su un tipo di prodotto che ora io vi chiedo che cazzo c'entra. Allora, il prodotto in questione è il pesto alla genovese, ok? Il pesto alla genovese, quindi non yogurt, ok? Di quel... adesso capirete perché ho detto proprio yogurt. Nello spot del pesto alla genovese, come sottofondo c'è... Cioè, il ballo Sirtaki, che è greco. Domanda che a me mi viene spontanea da fare. Che stracazzo c'entra sul pesto alla genovese il sirtaki? Non è lo yogurt greco, cioè, che stracazzo c'entra? Ma che c'entra? Ma perché? Ma poi soprattutto Barilla, tutto italiano, tutto questo, e poi metti il sirtaki su come sottofondo del pesto alla genovese, che stracazzo c'entra? Cioè, io mi domando che minchia c'entra, non c'entra assolutamente niente. Cioè, su quell'altro là, sulla pasta, nato sotto il cielo d'Italia, che cazzo c'è? Che è il grano che il grano poi è famosissimo. Cereale proprio italianissimo, però insomma, no, un grano che cresce tra le nuvole, cioè, cazzo, vabbè, nato sotto il cielo d'Italia, ci mancherebbe. Se la pasta dice che è italiana, scusa, dove cazzo deve nascere? In Croazia, cioè, non ho capito. Cioè, sarebbe normale il contrario, tra parentesi. E no, quando c'è la pubblicità del pesto, loro mettono il sirtaki. E uno dice, ma che stracazzo c'entra? Che c'entra? Che c'entra? Io mi domando a voi, che cazzo c'entra? Il sirtaki col pesto alla genovese, cioè, io lo dico, devi mettere un pezzo di De André, però, cioè, ma che cazzo c'entra? Oh, misteri, non lo sapremo mai. Metti, che ne so, vacanze romane, non c'entra un cazzo, ma mettici Mattia Bazzano, che ne so, metteci qualcosa, non so. Noi mettiamo Zirtake, così, non c'entra solamente un gran cazzo. Soprattutto perché dice, ah, cosa, soprattutto la cosa bella, no? Che loro raccolgono il basilico la mattina presto, se, come no, se, certo, proprio, capito, cioè, quando sono le 6, basta, basta, fine, no? Gli schiavi che stanno lì a raccogliere, perché tanto sono schiavi, e che stanno lì a raccogliere il pesto, no? Per la Barilla, no? Basta, fine, ritornate subito nelle vostre capanne, voi dovete solo raccogliere tra le 4 del mattino e le 6 e basta, fine. Le 9 non va più bene, insomma, ecco, alle 10 poi per carità, mezzogiorno non ne parliamo, proprio zero, no? Cioè, come no? Cioè, proprio, guarda, proprio ci credo, proprio, guarda, come se fossi lì a vederlo. Cioè. Ma perché ci dovete prendere per il culo? Io non capisco questo. Perché ci dovete prendere per il culo? Ma soprattutto, ma per quale cazzo di motivo? Cioè, a me, sinceramente, uno che mi fa uno spot del genere, a me non mi viene voglia di comprarvi. A me mi viene voglia di prendere e proprio ignorarvi alla grande. Perché a me sembra proprio che mi state a prendere per i fondelli. Ma proprio alla grande. Raccogliete solo la mattina presto. Se... Buonanotte. Guarda, non ci credo, ma manco se lo vedo. L'altra cosa, e qua ci ricolleghiamo, passa una torta, dove sarà? Che ci ricolleghiamo al discorso là di quel simpatico come un dito nel culo che è il Chino. No, anzi, vedete, no, più, no, in realtà ci ricolleghiamo al fatto di buttare la cosa. Non so perché ho parlato di quell'essere e in realtà del fatto di guardare, buttare la televisione,
che praticamente è uscito un servizio, tra virgolette, l'osservatorio che è Internet Media, dovrebbe essere, aspettate, l'ho appena visto e già me ne sono dimenticato. Fosforo, bisogno di più fosforo. Sì, Internet Media, ok, che praticamente ha rilevato che addirittura il 41% degli italiani praticamente ha come sua unica fonte di informazione, di intrattenimento, la televisione. Punto. Cioè praticamente YouTube, che so, Netflix, Amazon Prime, sto tirando fuori tutte, non ci sono preferenze per qualcosa, Twitch, potrebbe essere qualsiasi cosa ora, che ne so, RaiPlay, D+, Loft, sembra una scoreggia, detto così, qualsiasi cosa, insomma. Ecco, qualsiasi servizio che viene in mente e non sanno nemmeno cosa diavolo sia. Il 41% degli italiani. Il 41% degli italiani. Cioè, rendetevi conto come siamo messi malino. Perché uno dirà, vabbè, ma il 59% lo usa. Sì, ma 59% è poco più della metà. È poco più della metà. Cioè, non stiamo a parlare, vabbè, oh, è il 70%. No. Oppure, vabbè, quasi la maggioranza. No, qui siamo alla grande, 41%. Ma vi rendete conto che il 41% sono gente che guarda solo ed esclusivamente la televisione? Solo ed esclusivamente la televisione. Cioè, rendetevi conto quanto siamo indietro, ma alla grande. Poi dopo mi domando per quale motivo tanti non guardano purtroppo l'Istituto Cinematografico Fornace, la Fornace TV o anche il sottoscritto. Un po' perché vabbè, io non faccio pubblicità, forse efficace anche volutamente perché non ho voglia di stare a fare cose, per cui mi basta pochi ma buoni, insomma, ecco. Ma l'altro, però, l'Istituto Cinematografico Fornace, quanto è, mi dispiace un po', parecchio. E questo è anche un motivo. Purtroppo. Allora, l'altro, e qua concludo, l'altra invece, cosa di cui parlerò oggi, è proprio no, perché come vi avevo detto la puntata scorsa, sto guardando questa serie che stanno riproponendo sulla 7, ma che era già uscito a suo tempo ovunque, su Chernobyl, e nel guardarlo, no? Uno ovviamente, come ho detto, guarda con spirito critico. Perché se no altrimenti fa come la televisione, fa fanculo, no, invece secondo me uno deve guardare certe cose ma con spirito critico. Bene, il mio spirito critico è anche quello di vedere effettivamente persone inventate, vabbè, quello è logico, sono diciamo anche funzionali diciamo alla narrazione e chi invece non è effettivamente chi non è inventato, chi invece era un personaggio realmente esistito e tra questi viene effettivamente qui ecco chi parleremo viene diciamo coinvolto insomma c'è anche in questa serie secondo me quello che può essere benissimo considerato come l'uomo più sfigato della storia praticamente no. Uno tra gli uomini più sfigati della storia. Diciamo che per un certo verso è sfigato, ma anche fortunato, per esempio,
non mi ricordo ora il nome perché probabilmente non è nemmeno semplice da dire, che è un uomo giapponese che si è trovato ad entrambe le esplosioni atomiche sia di Hiroshima che di Nagasaki. Quello proprio sfigato alla grande, però c'ha il fatto che lui comunque dovrebbe essere sopravvissuto, per cui diciamo che è stato sfigato ma fortunato al tempo stesso. Invece chi è stato secondo me sfigato all'estremo è stato, e muovelo, ma di persona tra parentesi potente, ecco perché mi sto dicendo. Il problema è che è in Russo, per cui probabilmente non è la pronuncia esatta, che è Boris Srbina, come cazzo si dice, io lo chiamo Sborina perché per me è più difficile il nome suo. E che era praticamente il vice primo ministro dell'epoca, sia di Chernobyl, ecco perché è sfigato, e fu uno che andò direttamente sul campo, tanto che comunque nei 90, se non ricordo male, morì, diciamo che non si disse, ma era palese che fosse stato per le radiazioni che comunque aveva assorbito, pur non andando in mezzo dentro al reattore esploso o comunque toccando, che ne so, i detriti e robe, però comunque già stando lì, prendendosi tutte le radiazioni che si è preso, è morto anche lui, nel giro di pochi anni. E oltretutto, questo essere, questo povero uomo, si è trovato a essere anche vice presidente non solo durante il disastro di Chernobyl, che sappiamo tutti com'è andata a finire, sappiamo tutti com'è stata la situazione, ma per di più anche durante il terremoto tragico in Armenia del 1988, cioè proprio un essere sfigato, cioè, per esempio, noi pensavamo che fosse Giuseppe Conte, proprio sfigato, vedi Ponte Genova, vedi il virus, vedi. No, invece questo è proprio ancora più sfigato. Secondo me, ecco, Conte si avvicina, eh. Diciamo che prossimo non so che cazzo gli può capitare, cioè già è bastato, insomma, due governi, uno peggio dell'altro. Però ecco, però diciamo che la terza sfiga, perché due non ne bastavano di questo tipo, c'è stato per esempio il non essere riuscito a impedire che un simpatico buon tempone come Boris Yeltsin diventasse presidente della Repubblica Socialista Sovietica Russa. Ecco, perché lui già aveva capito che tipo era, cioè che fosse un alcolista, diciamo, ecco, palese, e non ci riuscì, per cui insomma, per cui vi dico, questo uomo secondo me potrebbe essere benissimo nominabile come uno degli uomini più sfigati della storia, perché insomma, ecco, beccato diciamo, due situazioni diversamente allegre da gestire. L'Unione Sovietica che diciamo stava crollando proprio vistosamente alla grande, oltretutto il disastro in Afghanistan, tra parentesi mi sono dimenticato anche questo, e tutti i modi secessionisti che c'erano venivano dai Balcani, dai, sì, ciao, dalle Repubbliche Baltiche. In più non è riuscito praticamente a impedire a colui che praticamente ha distrutto tutto. Ora, può piacere o non piacere, però comunque questo è un dato di fatto,
che alla fine è stato quell'ubriacone, perché non mi venite a dire che Yeltsin non fosse stato un ubriacone, perché lo era palesemente morto di cirrosi epatica, per cui insomma non mi potete dire che fosse, cioè era alticcio palesemente, dai, non si reggeva in piedi spesso e volentieri quando faceva i comizi e le cose, per cui figuriamoci se non lo fosse. Era un alcolista, si vedeva un miglio, ecco, e quindi ecco, quindi non è riuscito a impedire questo. E devo dire, insomma, ecco, secondo me è un gran sfigato, proprio alla grande, proprio. Per cui ecco, se c'è una medaglia come uomo sfigato, lui se la vince. Allora, stavo, diciamo, mi sono interrotto perché ho sentito camminare, quindi mi sono fermato. Allora, direi che dopo questa proclamazione dell'uomo più, no, l'uomo più sfigato, no, sicuramente ce ne saranno di peggio, che ora non mi viene, se lo so, sottoscrivetemi nei commenti se vi viene in mente qualcuno che è ancora più sfigato. E noi diciamo noi, io parlo sempre plurale, no? Plurale maiestatis, re dei mongoli, evidentemente sono, e io sono il primo, essendo re, e no, vabbè, e io direi di chiudere qui la puntata, e che dire. Pensate di cavarvela così, no? No. Io so che tu sei la prima volta che stai vedendo questo video. Per cui, siccome ti sei visto fin qua, vuol dire che ti è piaciuto. Perché perdersi i prossimi? È un abominio. Sotto c'è un pulsantino scritto iscriviti. Clicca lì, compare una campanellina. Non è finito qua. Clicca sulla campanellina e scegli quella lì con i due apici di fianco. Perché quando YouTube si ricorda di farlo, perché se no qua gridiamo scandalo, maledetti, ci siete dimenticati di noi, ci state censurando. No, solamente l'algoritmo che non ha funzionato. Ti dovrebbe comparire le notifiche quando parte la Premiere. Oggi per esempio è partita, ecco, per cui ogni tanto funziona. Non è finita nemmeno su questa volta. Sotto in descrizione c'è un'altra bella roba, tra parentesi, che consiglio di vedere tutti, ma scorrendo a un certo punto c'è scritto: tutti i riferimenti io non bandana, piacere, io sono non bandana. Clicca su quel link che c'è scritto e entri in un fantastico mondo e ovviamente potresti vincere una caldaia. Non è finita qui, non è che uno entra e viene preso dall'euforia e finisce qua, insomma, come se si fosse fumato una canna, cioè, no, assolutamente non è questo. Entri e clicca su tutti i link che ci sono e ovviamente ti iscrivi a tutte le cose che ti consiglio io, cioè tutto praticamente. E il plus plus sta che quando arrivi a Istituto Cinematografico Fornace, non è che stai lì, cos'è? No, clicca e entri in un meraviglioso mondo proprio fantastico, in cui ovviamente io ti potrei anche regalare un condizionatore che tra parentesi fa benissimo in questo periodo, e ti iscrivi anche lì a tutti quei link che compariranno cliccando su Istituto Cinematografia Fornace. Ovviamente vi ho fatto vedere il discorso della, come si chiama, di quella possibile puntata di La Fornace Fornelli, in cui non sarò tanto io a cucinare, ma diciamo propongo io un piatto, serio, la vedo dura, ma vediamo, non lo so, la vedo dura, finché non mando quel video a Tom Sisa non mi fido tanto, ecco, che sarà, che effettivamente ci riusciremo. Ho paura che sarà una cosa beta, insomma, come
boh, come per esempio erano tutti i filmati che avevo fatto, insomma tutte le varie sigle che avevo fatto per fare a butto disonesto, che i progetti sono andati a tutti a tane e beate a loro, e anche i video, per cui tutto lavoro perso e che inutilmente non ha visto luce e temo che non la vedrà nemmeno nei prossimi anni. E noi con questa brutta cosa, ma comunque con la speranza di poter vincere qualcosa, perché forse potete vincere, chissà, e noi ci salutiamo e a questo punto direi che ci vediamo domani, ma non lo so, domani ho un'altra bella giornata in un luogo molto particolare, ma non so che dirvi, perché domani potrebbe essere veramente difficile che riesco a registrare qualcosa. Chissà, lo vedrete. Alla prossima puntata.